guarda, in realtà tipo è nato come una cosa spontanea, nel senso che io non ho. Avevo scaricato il gioco anni fa, proprio ti parlo di 4-5 anni fa, ma poi per un motivo o per l'altro non avevo mai iniziato a giocare, no? Però sai, tipo tanti miei amici, no, me ne hanno sempre parlato e anche tanti fan in generale, perché non lo so, ho una fan base che comunque è anche un po' rivolta, no, al mondo. Cioè, io stesso sono tipo un fan magari degli anime, abbastanza sfegatato, quindi ho una fan base abbastanza, no, come si dice, rivolta anche a quello. E quindi so che tanti anche della mia fan base ci hanno giocato così. E niente, quando comunque ho potuto fare questa cosa, no, di reinterpretare il brano, è stata per me una bella soddisfazione, no? Anche un modo per dire, comunque sai, non l'ho installato, non, cioè non ci ho iniziato a giocare, però vabbè, almeno questo qua è stato un modo per dire, no, concilio le due cose della musica e i videogiochi, quindi figo. No, è stato bello, spontaneo comunque, molto una roba. Quando Quindi, finisco di lavorare all'album, ci gioco. ok, sai che Così è anch'io il mio premio. esatto, Hoyoverse. Guarda, è stata una cosa molto. Cioè, io quando ho sentito il pezzo, no, il pezzo è un pezzo originale, no? È un pezzo molto lirico, proprio nel senso di musicalmente sembra un po' impostato come un pezzo opera, no? Però non lo so, sentendolo subito le melodie mi hanno fatto, ho detto cazzo, ci sta proprio bene, no? Anche in un mood, diciamo, un po' più cattivo, no? Con carico, tipo così. E quindi niente, in realtà la parte musicale è stata molto semplice rifarla, perché poi ci è venuto molto spontaneo, no? Invece quella del testo, difficile, perché il testo originale è in francese. E non so, cercare di rendere musicalmente le rime simili, però mantenendo un significato simile al brano originale, è stato un po' più difficile. Però comunque, beh, mi ci sono un po' messo lì con il mio, ricordandomi il francese delle medie, no, no, però con il mio Delf, così, no, però è stato bello questa questa è cosa qua, figa. perché è una cosa che rifarei, ecco. Io con gli anime, diciamo, manga anime, diciamo che prima ero bello hardcore, nel senso che comunque io non sono non mi considero proprio uno vicino alla, sai, cultura, chiamiamola nerd, così, no, per una serie di Sì. cose, però diciamo gli anime, i manga sono quella cosa di cui io sono nerd, nel senso che tipo fin da piccolo, comunque 14 anni mi ci sono messo e me la sono portata avanti, no? Prima occupava una grande parte della mia giornata, adesso un po' meno, ma perché ne ho guardati tanti, cioè io faccio fatica anche a trovare nuove cose, no, da guardare. Quindi adesso gli dedico il tempo, però magari tipo la sera, capito, queste cose qua, Ok, se... però dovrei farlo di più, dovrei farlo, li sto trascurando. Però diciamo che io ho un'onorata carriera di 10 anni. Diciamo che se non è la musica, per me è quello, capito? Cioè, quell'altra mia roba. Preferito. Beh, un po' abbastanza conosciuto, ti direi Evangelion, perché Neon Genesis Evangelion, perché però il protagonista è un po' un protagonista diverso da tutti gli altri, no, classici, perché è un vero preso male, sempre un po' mi ci rivedo molto, quindi quello, Shinji Ikari di Neon Genesis Evangelion. Molto meno, molto molto meno, perché, ma non perché, cioè io da piccolo ero molto appassionato, erano veramente anche lì la mia vita, così poi quando ho scoperto la musica ho fatto più fatica a portarmeli, Ci credo. ho fatto più fatica a portarmeli avanti, no? Cioè, così. Un po' anche perché i miei genitori mi erano sempre sequestrati, non mi hanno ostacolato in questa cosa. Cioè, mamma potevo essere un grande videogiocatore, invece ti è toccato il cantante. Invece, che è un'altra fatica. Però, comunque no. Comunque adesso sono molto poco videogiocatore. Però seguo ogni tanto, cioè mi metto, tipo, guardo le uscite, così. Non ho neanche una console in casa, quindi non sono proprio, non usufruisco.
non lo so, sono sempre stato. Io ho vissuto così la mia vita, nel senso che sono sempre stato un uomo a cavallo. A Savona ero comunque inserito in. Sono cresciuto in una scena molto punk o rap, diciamo, però molto cruda. Savona è una città molto così scura, cruda, bla bla bla. Però sono sempre stato un fan delle cose. C'è una parte di me in generale, io quando sono da solo mi ascolto le ballatone lente perché io sono la cosa che mi rispecchia di più, c'è cioè proprio il mood che io ho di più, sono o la rabbia o comunque questa nostalgia, tristezza. Quindi diciamo che mi sento di avere un po' entrambe le cose. Poi diciamo che in tutte le cose cerco di portarle, no? Sai, nel mio mondo a livello di scrittura, sai, di non svoltare da una parte all'altra perché alla fine ci sono sempre io in tutte e due le anime. Però alla fine penso che anche tanti ragazzi, no, in generale, come me, capiscono, ragazzi non nati per forza in questa epoca, però dico tutti in generale capiscono come ci si sentono ad avere ogni tanto c'è un giorno che veramente vorresti bruciare il mondo e l'altro giorno in cui non ti alzeresti dal letto, tipo così. Quindi diciamo che quando non mi alzo dal letto faccio canzoni tipo Triste vederti felice. A volte è l'ora di bruciare il mondo, a volte no, di dire vaffanculo tutto. Esatto, qualsiasi, in tutte le salse comunque devo esprimere comunque questo. Quindi vabbè, comunque dentro di me c'è una grande, anche in qualche pezzo dell'album, c'è una grande parte malinconica che poi va bene anche nei prossimi pezzi che usciranno. Sarà molto presente in generale. Perché appunto il brano mi è venuto in mente molto spesso perché tipo, vabbè, è un brano che comunque parla di, alla fine, relazioni passate, no? Queste cose qua, ma non solo, perché comunque viverti una relazione ti crea attorno, no? Tutto un mondo di luoghi che hai vissuto con quella persona, magari, no? Quindi tu vedendo i luoghi ricordi, no? Io quando torno a Savona, sai, dopo non ci torno più così tanto spesso, quindi magari ci torno una volta o due all'anno, però quelle volte che ricordo, magari passo per una strada e dico, ah, cazzo, qua ero così, qua ero così. Quindi alla fine, comunque, boh, me le vivo molto in modo romantico le cose, quindi alla fine quando torno in un posto ci sono tutta una serie di ricordi e alla fine, anche qua nel pezzo proprio lo dico nella prima strofa, che comunque ho fatto una strada che mi ha ricordato una roba e Sì. quindi niente. Sì, comunque Savona per me tanti ricordi alla fine, comunque. Cioè, comunque alla fine io sono anche uno di quelli che. Secondo me ci sta a scrivere anche cose che non sono sempre comode per te, no? Perché cioè magari dentro di te vorresti, no? Che tu fossi in un modo, ma magari non ci riesci, quindi è più difficile scrivere una cosa per cui dici, per me, no? Di dire, cavolo, sono riuscito ad andare avanti, figaccia, è molto più facile scrivere così per me. Invece io voglio scrivere spesso cose che sono anche scomode per me, perché sennò non ha senso. È comunque cambiato tanto, perché alla fine, diciamo che io un anno fa di questi tempi lavoravo ancora e facevo un lavoro in contemporanea alla musica, quindi nel mentre che preparavo Sanremo Giovani, quindi era tipo diverso, perché comunque adesso ho la possibilità di questa grande fortuna alla fine di potermi dedicare, no, al 100% a questo, a quello che alla fine ho sempre sognato, tra virgolette, no? Cioè poter dedicarti, no, alla musica, eccetera, eccetera. E poi ho fatto il mio primo tour che alla fine non avevo mai sentito persone cantare con me i miei pezzi, no? Perché è una cosa che sogni sempre banalmente quando inizi a fare musica. Io guardavo, no, ho sempre guardato, sai, da sotto i palchi, le altre persone, palchi piccoli o grossi che siano, però sempre magari detto chissà com'è avere delle persone che cantano con te, andare in mezzo a loro, cioè, ed è un'energia assurda, quindi ho fatto tutta una serie di nuove proprio esperienze per me che, boh, non lo so, cioè io sarò anche preso male, scontato, però non è che mi aspettavo per forza di vivere e quindi non le do per scontate, quindi bomba, cioè, sono contento di. E adesso no, voglio fare il mio, capito, sempre cercando di migliorare, no? A testa bassa e cercare comunque di, non lo so, voglio riviverla al più presto queste robe, quindi non vedo l'ora del prossimo tour, non vedo l'ora del
delle prossime cose. Cioè, per me è un po' un caso che, cioè, mi sia trovato io lì a fare quello, capito? Perché alla fine io ho fatto lì. Io sono andato a Sanremo lì con un pezzo senza. Non scritto per Sanremo perché l'avevo scritto un anno e mezzo prima, quindi era tutto veramente un zero compromessi, no? Poi alla fine abbiamo portato Charlie Fat Surf con i Bunker che non erano un nome televisivo. Ho voluto dire, ok, voglio fare una cosa, tra virgolette, artistica, no? Cioè, cercare di portare la mia visione lì dentro. Però alla fine, ripeto, ci sono tanti artisti qua in Italia, vedi, vabbè, la Sedda a Sanremo quest'anno, comunque i Bunker a Sanremo Giovani, vabbè, Nasca che sta spaccando, comunque cioè, tanti altri artisti comunque che, diciamo, si possono associare, io mi posso associare a loro e viceversa, che comunque erano in contemporanea con me o comunque anche un po' prima di me, a essere televisivamente parlando, poi alla fine sono contento di vedere che comunque anche loro spaccano, si possono ritagliare uno spazio comunque che anche per loro può significare tanto, sicuramente li porterà a aprire ancora di più, no? Alla loro, cioè a fare ancora più strada, e quindi sono contento, alla fine sono tutti i miei fratellini, quindi boh. Vorrei si formasse anche una scena un po' nel mercato musicale italiano, no? Una scena di ragazzi che comunque condividono un po' le stesse robe musicalmente, che cioè penso che nel prossimo anno, mesi, cioè, si formerà sta roba, e penso che sia figo perché condividono un po' tutte le stesse robe, capito? Bello, bello, mi piace. Su questo penso che in generale a tutti piace sempre guardare purtroppo la punta dell'iceberg delle cose, perché è sempre molto più comodo fare così. In realtà è un processo che va affrontato culturalmente, tra le mura di casa, tra le mura delle scuole, e appunto la musica e l'arte sono solo un prodotto di una società, non sono lo specchio, se vogliamo, no? Non sono tipo come dire, la causa di bla bla bla. Quindi secondo me è molto facile puntare sempre il dito contro, no? Il tipo con i capelli colorati, tatuato in TV, piuttosto che appunto fare altro. Quindi io la trovo una cosa, vabbè, che si Sì, spiega sì, da sì. sola, insomma.